manda una richiesta di vostro parere. Su che cosa? Sulla Giorgia Meloni, la nostra presidente Giorgia Meloni di ieri e la Giorgia Meloni di oggi. Farò vedere due brevi filmati col diritto di cronaca, più che lecito, dove farò percepire a voi quella che era Giorgia Meloni ieri e quella che è oggi. Soprattutto in merito a cosa? Anzi, in merito a cosa? In merito all'euro e all'uscita dall'euro. Nel primo video vedrete cosa diceva ieri. Nel secondo video cosa dice oggi. Ok, siamo in diretta, vi saluto tutti, siamo pronti. Vai con il primo video. E allora penso che sia arrivato il momento di dire a chiare lettere che stare nell'euro a queste condizioni non conviene all'Italia. Mi avete sempre sentito prudente su questo tema. Ho sempre detto che bisognava uscire dall'euro se non si rinegoziavano i patti, ma il punto è che sono convinta ormai che sia del tutto inutile provare a convincere la sorda Germania a ragionare. Dunque penso che l'Italia debba dire chiaramente all'Europa: noi vogliamo uscire dall'euro. E se pensate che questo sia un problema per l'euro, allora convinceteci a rimanere. Invertiamo l'onere della prova, perché all'euro serve l'Italia molto più di quanto all'Italia serva l'euro. E se per questo diranno che siamo populisti, e chi se ne frega, meglio populisti che servi! Sentiamo invece cosa dice oggi Giorgia Meloni in merito all'euro. Ascoltatela in questa intervista sulla 7. Ascoltate. Un'altra idea di costruzione europea. Sull'euro lo considera irreversibile. Penso che l'euro sia una moneta. Non credo che l'Italia debba uscire dall'euro e penso che l'euro andrà avanti. Ma anche qui non sopporto che una moneta si tratti come se fossi Dio. Perché non è un Dio, è uno strumento. Se i tedeschi domani decidessero che l'euro non conviene loro più, Mirta, ci metterebbero 2 minuti a dichiarare l'euro reversibile. Allora, queste cose non si trattano così, perché io, proprio perché sono una persona seria, dico... Quindi perché, Giorgia Meloni, capo del governo, non chiederebbe di uscire dall'euro? Io non ho mai chiesto di uscire dall'euro, per la precisione. Però il fatto che l'euro sia indiscutibile, perché si dice che è irreversibile per dire che è indiscutibile, serve a impedire che le nazioni che l'hanno pagato di più possano chiedere compensazioni. Cioè l'euro, quando è entrato in vigore, non era una... l'euro è l'unica moneta che non è tarata sulla media dell'economia che rappresenta, era il marco tedesco. Noi abbiamo preso e abbiamo applicato il marco tedesco a tutti. Questo che cosa ha comportato? Che la Germania si è rafforzata perché aveva per tutti una moneta che era tarata sulla forza delle sue economie, e tutti gli altri l'hanno pagato. In un sistema normale uno chiederebbe una compensazione. Per esempio, paghiamo infrastrutture nei paesi che l'hanno... diciamo così, con gli eurobond. Ora, questo è surreale? No. Quindi lei dice, l'euro c'è, però io voglio discutere. L'euro, secondo me, va discusso, perché il fatto di dire irreversibile vuol dire l'euro non si può discutere, e se non lo puoi discutere non è nell'interesse nostro. Allora, a questo punto non vi rimane che esprimere un'opinione tramite i commenti, condividere e chiedere ai vostri amici, ai vostri contatti, alle vostre amiche cosa ne pensano di questa mutazione e soprattutto se preferivano la Giorgia Meloni di ieri o la Giorgia Meloni di oggi. Ciao a tutti, buon sabato e buon weekend a tutte e a tutti.